Benvenuti e bentornati a Ci vediamo lunedì. Oggi, settantunesima puntata, parleremo del consulente tecnico esperto nel contenzioso tributario dei bonus fiscali, una nuova figura professionale a grande valore sociale. Abbiamo il piacere di avere qui con noi come sempre il dottor Ivan Giordano. Buongiorno Ilaria e buongiorno a tutti. Giurista d'impresa, tributarista immobiliare e giornalista. Riprendiamo rispetto alla prima puntata di questa stagione con i nostri quesiti inviati dai nostri amici da casa e apriamo questa puntata leggendo il quesito che ci ha inviato Claudio da Verona. E Claudio dice, mentre molti stanno ancora deliberando e litigando per avviare cantieri super bonus, ne abbiamo parlato nella puntata precedente, l'Agenzia delle Entrate sta notificando gli avvisi di accertamento e lo sta facendo sulla base delle recentissime risposte ad interpelli prevalentemente a danno del contribuente. Niente di nuovo fino adesso. No, tutto prevedibile, tutto visto. <ride> Avvocati, commercialisti e tributaristi Ante 93 potranno occuparsi della difesa tecnica in sede stragiudiziale e nel processo tributario per tutelare i contribuenti che, mal consigliati, si troveranno nel, tr nel tritacarne del contenzioso tributario. Ma i professionisti che si occupano della difesa tecnica hanno le competenze adeguate sotto il, pro sotto il profilo tecnico? Beh, in effetti questa è un'ottima domanda. Ok, bene, quindi questa diciamo è la nostra domanda che introduce questa puntata. Prima però di entrare nel merito facciamo un refresh della nostra formazione che appunto rientra anche con l'argomento di oggi, ovvero in primis ci sono i nostri... Ehm, diciamo seminari, corsi di formazione, quelli accreditati per il DM 140 quindi tutti gli amministratori che ci seguono, che devono sostenere l'aggiornamento entro il 6 ottobre 2022, sappiate che ci sono corsi come il corso delle aste immobiliari, il corso del passaggio consegne, il corso del valutatore immobiliare societario e i magnifici tre che sono il nostro corso mediatore civile, il corso del revisore condominiale e il corso di amministratore condominiale che partiranno tutti nel mese di settembre. In particolare vi ricordo soprattutto il corso del super bonus che si terrà il 22 settembre pomeriggio, dove, come nella puntata precedente e come nella maratona, vi anticipiamo che sarà suddiviso con due ore, dove verranno appunto affrontati i temi come gli interpelli dell'agenzia delle entrate e gli ultimi aggiornamenti. E poi le altre due ore saranno dedicate al quizzone appunto a premi su interpelli dell'Agenzia delle Entrate. Tutto dedicato agli interpelli. Quindi questo appunto è il refresh della nostra formazione, quali poi sono i nuovi corsi che verranno calendarizzati intorno ai mesi di ottobre-novembre, questi saranno il corso del rendicontatore di progetti di riqualificazione edilizia finanziati con fondi PNRR sul superbonus e bonus minori e il corso appunto del consulente tecnico esperto nel contenzioso tributario dei bonus fiscali che è appunto questa nuova figura professionale. Entrambi i corsi avranno la competenza certificata a livello europeo e appunto rientrano in quel famoso bando europeo del pure fse 2014 2020 Bene, penso che abbiamo detto tutto mi hanno detto tutto. volevo dirvi una cosa sì. ilaria claudio eh, sottopone all'attenzione della tv e quindi dei nostri eh, telespettatori un tema importante essere abilitati alla difesa tecnica in commissione tributaria o essere abilitati alla difesa del contribuente in tutte le fasi stragiudiziarie nelle quali l'amministrazione finanziaria, il fisco in altri termini, ci chiama a rispondere in caso di contestazioni in sì, sede di accertamento, non vuol dire avere le competenze tributarie specifiche in tutte le aree della fiscalità. La fiscalità è una disciplina estremamente complessa. Certo. Eh, abbiamo parlato in qualche vecchia puntata della fiscalità degli NFT che ancora non esiste e quindi qualcuno si specializzerà in quella ah, direzione. Certo le cooperative, l'edilizia, i tabacchi, le accise, i carburanti, c'è un mondo, la fiscalità internazionale, le dogane e poi c'è la fiscalità dei bonus fiscali. I bonus fiscali riguardano le imprese, riguardano i condomini, riguardano i cittadini, riguardano i beni immobili, abitativi, non abitativi, soggettivamente diversi. Allora, è un mondo complessissimo. Essere abilitati alla difesa tecnica... Vuol dire avere caratteristiche, avere abilitazioni che dovrebbero in sé dare per scontata la conoscenza delle procedure, le procedure attraverso le quali si gestisce in sede stragiudiziale l'interesse del contribuente oppure davanti alle commissioni tributarie, eccetera. Ma le procedure, e le procedure valgono per tutte le contestazioni tributarie. Ogni volta che c'è una contestazione tributaria mi trovo di fronte a certi sportelli, a certi uffici a certi soggetti e lì ho delle regole del gioco differenti. Chi si occupa di difesa tecnica eh, saprà mettere in atto, conoscerà queste regole del gioco e saprà mettere in atto queste regole del gioco. Bene, quindi l'avvocato, il commercialista o il tributarista Ante 93 che sono abilitati in questo senso conosceranno bene le regole di da applicare in questi contesti, ma conosceranno anche le specifiche dinamiche tributarie e giuridiche dei bonus fiscali? E questo è il tema che sottopone la nostra attenzione Claudio, la cui risposta è inevitabilmente un grande no. E su questo grande no va costruita la professione che manca, che qualcuno ha già iniziato anche attraverso la formazione in ICAF a costruire in termini di qualche tassello da mettere qui e là con la contabilità dei bonus fiscali con il corso per rendicontatore dei progetti finanziati, eccetera, eccetera. Poi manca tutto il mondo di come spendere queste competenze all'interno dei contenitori nei quali queste competenze andranno spese. Certo. E la puntata di oggi, come la formazione specifica riservata all'esperto consulente tecnico nel contenzioso tributario, trattano proprio di questa grande criticità per la quale io ringrazio Claudio da Verona. Perfetto, quindi abbiamo introdotto il nostro tema, adesso... Andiamo nella nostra pausa slide e poi ci rivediamo per la seconda parte dove realizzeremo bene questa nuova figura professionale. Quindi a tra poco. A tra poco. e bentornati a Ci vediamo lunedì, siamo alla nostra puntata 71 e stiamo parlando della nuova figura professionale del consulente tecnico esperto nel contenzioso tributario dei bonus fiscali. Bene, allora Ivan, per far comprendere al meglio ai nostri telespettatori l'importanza di incaricare, se sono dei privati o degli avvocati, un consulente tec tecnico in difesa tributaria, appunto nei bonus fiscali, o Di formarsi su questa specifica materia, insomma. Lo faremo semplicemente, magari come nella puntata precedente, richiamando alcuni termini chiave che ricorrono nel rapporto tra cittadino e amministratore e, ammi scusami, e amministrazione finanziaria e invitandoti a un commento di ciascuno di questi punti. Sì, è giusto, Ilaria, procedere in questo modo perché l'avvocato, il commercialista o il tributarista che di fanno difesa tecnica in commissione tributaria sanno benissimo che conoscere le regole del gioco le dinamiche eh, formali e procedurali nelle quali muoversi non vuol dire conoscere la materia contestata nel dettaglio mm -hmm. quindi sono due livelli di competenza diversa un conto è conoscere le regole del contenzioso tributario nella fase stragiudiziale quindi davanti all'agenzia delle entrate o nella fase giudiziale quindi davanti alle commissioni tributarie e alla cassazione e queste regole le devono conoscere coloro i quali assumono l'assistenza tecnica che sarebbe un po' la difesa nel processo civile, per capirci. No? Io nel processo civile ho solo l'avvocato, nel processo tributario non ho solo l'avvocato, ho tre figure professionali, l'avvocato, il commercialista e il tributarista ante 93. Queste figure professionali possono, pro, possono assistere i, i contribuenti in tutti gli ambiti in cui l'Agenzia delle Entrate può contestare loro delle criticità. Non possiamo dare per scontato che tutti gli avvocati, che tutti i commercialisti, che tutti i tributaristi abilitati conoscano anche nello specifico e verticalmente le dinamiche costitutive dei crediti d'imposta in materia di bonus fiscali. Materia che è talmente squisitamente tecnica che richiede invece una figura professionale specifica che si metta al fianco dell'assistente tecnico, dell'avvocato, del tributarista o del commercialista. Non possiamo dare per scontato che l'avvocato tributarista conosca i tributi dei bonus fiscali, non possiamo dare per scontato che il commercialista che ha abilitato la difesa tecnica in quanto commercialista conosca per forza i, i, la fiscalità dei bonus fiscali e la stessa cosa non possiamo farla per i tributaristi. Allora serve questa figura nuova, ma questa figura nuova, Ilaria, che caratteristiche deve avere? Oltre a conoscere in maniera verticale tutte le dinamiche costitutive dei crediti d'imposta nei vari bonus dal 110 al 50 con tutte le variabili in mezzo, tutti gli orientamenti dell'Agenzia delle Entrate, tutte le cassazioni o le precedenti sentenze delle commissioni tributarie che ancora oggi ce ne sono pochissime e riguardano soltanto i bonus minori perché quelle su super bonus ancora non ci sono. Quindi deve avere una forte competenza giuridica, una forte competenza tecnica in materia di bonus fiscali, ma non basta neanche questo, deve anche sapere questa competenza tecnica e questa competenza giuridica quando spenderla e su quando spenderla e come spenderla si colloca proprio l'impostazione della nostra puntata di oggi. Ok, ti piace? Sì, assolutamente. Quindi parto con i nostri termini chiave. I sì. termini chiave? Ok, quindi il primissimo è autotutela. Allora, l'autotutela è l'istituto più blando di fronte al quale il contribuente potrebbe trovarsi per provare a proteggere la propria posizione tributaria contestatagli in quel momento dall'Agenzia delle Entrate, perché quando gli viene notificato un atto nella fase preliminare, gli viene data la possibilità di autotutelarsi attraverso una certa produzione documentale. A questo punto occorre studiare benissimo quelli che sono. Eh, i punti oggetto di contestazione andare a ricostruire la difesa ma sapere anche che se non riusciamo a far cancellare l'atto in serie di autotutela l'autotutela si chiuderà negativamente e finiremo in fasi successive e non possiamo portare nelle fasi successive le medesime argomentazioni che abbiamo portato in autotutela perché se non sono serviti in autotutela ce le bocceranno anche dopo allora noi non possiamo fare come il cacciatore di fronte al leone che si spara tutte le cartucce e quando eh, non si è difeso dal leone mh, mh, occorre soltanto, come dire, guardare quanto tempo ci metterà il leone a sbranarlo. Certo. Quindi dobbiamo anche sapere come calibrare le informazioni di cui disponiamo in autotutela, sapere in che misura e quali potrebbero essere accolte in autotutela, rischiare nel non portarne alcune e tenercele buone perché potrebbero servirci in qualche fase successiva, cioè se noi spariamo tutte le cartucce, le spariamo tutte nella fase più blanda, noi sappiamo che poi le fasi successive saranno più difficili da combattere. E se io ho giocato tutte le mie carte prima, capito? Certo, certo. e poi se ne ho diverse di carte, quali carte butto sul tavolo? E quindi non soltanto l'esperto consulente, esperto tecnico in bonus fiscali deve avere una verticalità sui bonus fiscali, deve avere anche una conoscenza del contenitore nel quale andrà a spenderle, che è una conoscenza che crea il trade union tra la sua conoscenza verticale e la conoscenza procedurale che appartiene all'avvocato, al commercialista e al tributarista che fa in difesa tecnica. C'è l'elemento di collegamento tra la verticalità tecnica del consulente tecnico in bonus fiscali e l'avvocato che fa l'assistenza tecnica al commercialista e al tributarista è proprio Sapere come e quando spendere in quale momento stragiudiziale e giudiziale la conoscenza, perché se no, noi utilizziamo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione e ce li bruciamo. Certo, sì. la figura che andiamo a costruire insieme che sarà una figura veramente che nei prossimi anni lavorerà notte e giorno su questi temi. È una figura completa che dialoga con chi fa difesa tecnica. Sapendo quali sono i momenti, tu adesso hai adesso parlato di autotutela, tra, tra un po' ci parlerai di qualcos'altro, e sapendo come spendere le sue competenze tecniche in quei momenti, dialoga alla pari con gli avvocati, con i difensori tecnici, facendo, svolgendo un altro ruolo all'interno della difesa tecnica. Perfetto. Quindi uno, autotutela fatto. Perfetto. Due, accertamento con adesione. Siamo già in una fase successiva. Eh, Possiamo accettare eh, la liquidazione delle imposte, misura ridotta, proposta dall'Agenzia delle Entrate per chiudere l'accertamento, aderendo accertamento con adesione, aderendo alla proposta che viene formulata in sede di accertamento con le sanzioni ridotte a un sesto, però eh, allora, prendiamo un super bonus da un milione. Cosa vuol dire? Vuol dire che un milione più 200% di sanzioni andiamo a 3 milioni. Se io in accertamento con adesione accetto di chiuderla, rest devo restituire il milione e poi devo restituire un sesto di 2 milioni. Non è che è proprio un regalo. No. Allora, io li devo capire insieme all'avvocato, al, al, al commercialista e al tributarista ante 93 che saranno i miei difensori tecnici, il consulente tecnico, se ho delle chance. Nel, siamo ancora in una fase stragiudiziale. Se ho delle chance nell'andare in causa con l'Agenzia delle Entrate per portare a casa un vantaggio superiore al pagare, restituire tutto il capitale più un sesso di sanzioni. Quindi per decidere se accettare l'accertamento con adesione oppure no, nella misura in cui mi viene proposto di accettarlo, devo valutare. Quelle che vengono chiamate anche nel processo civile le pane e le man, cioè le peggiori e le migliori alternative che io ho. E per fare questo occorre che il mio avvocato si confronti col mio consulente tecnico e che mi dicano: Guarda, è inutile che tu oggi restituisci un milione più un sesto di due milioni di sanzioni e vai a restituire un milione e quattrocentomila euro, ad esempio. Perché? Perché te la sei giocata male quando hai progettato la tua budget line in origine. Cioè avresti dovuto guardare un po' di più le puntate di Ci vediamo lì <ride> e per non commettere quegli po'. errori. Ci troviamo qua e se facciamo l'accertamento con adesione è perché abbiamo valutato con l'avvocato e con il tecnico che effettivamente il processo tributario ci conviene meno. Ok? Quindi anche lì dobbiamo capire come utilizzare le nostre competenze perché l'accertamento con adesione è, è un momento importante dell'accertamento eh, tributario ancora nella fase stragiudiziale. Con l'autotutela più blando e con l'accertamento con adesione, già una fase più strutturata, siamo sempre nel mondo della fase stragiudiziale. Ok, okay perfetto. Quindi termine chiave numero 3 è mediazione tributaria. Una specie di ossimoro perché mediazione implica il ruolo di un terzo mediatore, qui il mediatore è un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, quindi terzo difficilmente lo sarà, primo perché è un dipendente pubblico, dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi è parte integrante della mia controparte. Ciò detto, sebbene la mediazione tributaria non sia una vera e propria mediazione, ma si chiami in questo modo, nonostante mediazione non sia, è comunque un momento importante a non sottovalutare per poter uscire da un accertamento tributario con un impatto sanzionatorio molto ridotto, considerando che ho, ehm, parliamo nei bonus fiscali di sanzioni molto importanti. E probabilmente potrei anche ridurre in maniera significativa la sorte capitale. Non è detto che se mi viene contestato un milione io abbia veramente commesso il liceità per un milione. Certo. Quindi io potrei utilizzarmi quel momento che è diverso dall'accertamento con adesione, per andare a sottoporre l'attenzione del mediatore tributario delle considerazioni che potrebbero essere accolte dall'amministrazione finanziaria per andare a rivedere completamente la mia, la mia posizione. Eh, tributaria, attenzione però che quando io scelgo una strada piuttosto che l'altra, poi mi procludo un dopo. Quindi è importante non soltanto scegliere scientemente la strategia da utilizzare in sede stragiudiziale, ma anche scegliere quali argomentazioni utilizzare in autotutela, quali argomentazioni utilizzare nell'accertamento con adesione, quali argomentazioni utilizzare nella mediazione tributaria. Ecco perché l'esperto consulente tecnico in bonus fiscali non soltanto deve essere molto bravo nel merito ma deve anche sapere questo merito come spenderlo nel processo nella fase stragiudiziale e poi giudiziale del processo tributario e qua c'è un lavoro di squadra tra l'esperto e l'avvocato ora come dicevi tu Ilaria in apertura nella seconda parte della nostra puntata di oggi anche gli avvocati possono formarsi con noi e diventare esperti anche i commercialisti anche i tributaristi, anche i revisori, io direi: ma perché non anche i contribuenti, i cittadini? Perché a volte provare a argomentare con i nostri esperti con una dialettica alla pari non è proprio come quando andiamo in farmacia o andiamo dal medico e ci siamo già fatti la diagnosi da soli e vogliamo soltanto farci prescrivere il farmaco. Il medico dirà: aspetta, che ti faccio un, una piccola visita, no? E, e ti dirò qual è il farmaco che devo prescrivere, ecco, non dico questo, non dico che il cittadino debba fare questo nostro percorso formativo per autoprodursi la difesa, perché se non ha le basi, non è un professionista, non, non si dovrà autoprodurre la difesa, però saprà dialogare con gli avvocati e con i tecnici, non dico alla pari, ma con un livello di consapevolezza che io ritengo sempre essere eh, quello che loro dicono. Esatto. Sono assolutamente d'accordo. Ok, perfetto, quindi... Punto numero 4. Commissione tributaria provinciale e Commissione tributaria regionale. Stiamo passando, abbiamo esaurito il tema della eh, fase stragiudiziale del contenzioso tributario e entriamo nella fase giudiziale. Mi perdonino gli avvocati, i commercialisti i tributaristi esperti del contenzioso ma voglio un attimino per i nostri telespettatori banalizzare, giusto per semplificare al massimo. La Commissione Tributaria Provinciale è come se fosse il primo grado di un processo civile, quindi sono di fronte al primo ordine di giudizio. Va, sono però in causa, sono in causa contro l'Agenzia delle Entrate. Durante la fase gestita dalla Commissione eh, Tributaria Provinciale, io potrò chiedere le sospensive delle cartelle, potrò produrre le prove a, mia, a mio sostegno, ho dei termini oltre i quali le prove non sono più producibili le modalità con cui produco le prove. Ecco perché oltre ad essere esperti nella materia occorre conoscere il contenitore nel quale andrò a spendere la mia competenza specifica. E l'esperto e l'assistente tec tecnico in commissione tributaria dovranno dialogare insieme per aiutare il proprio cliente contribuente nella difesa tecnica. Se poi l'assistente tecnico si vuole preparare e svolgere lui il doppio ruolo, questa è una cosa che io vedo assolutamente possibile. Bene. La Commissione Tributaria Provinciale è come se fosse il primo grado di giudizio, la Commissione Tributaria Regionale è come se fosse il secondo grado di giudizio. Ok, perfetto. La Commissione Tributaria Regionale e quella provincia eh, provinciale si esprimono nel merito della contestazione. Quindi, per quanto riguarda gli elementi squisitamente tecnici, potranno essere argomentati soltanto, in oltre alla fase stragiudiziale, in commissione provinciale e in commissione regionale. Gli argomenti tecnici, dopo queste due fasi, non potranno più essere trattati. Ok, perfetto. Perché dopo arriva? La Cassazione. La Cassazione, come nel processo civile e come nel processo penale non potrà esprimersi nel merito, ma potrà esprimersi, lo semplifico sempre per esigenze televisive, in deficit procedurali. Quindi avevo il diritto di farmi accogliere una prova e non me l'hanno accolta e non avendomela accolta mi hanno dato una sentenza contro, chiedo alla Cassazione di considerare questo aspetto per, ecco, questo avviene nel processo tributario come nel processo civile. Ora ha una funzione l'esperto consulente tecnico in questa fase, direi minore, perché è molto giuridica e molto procedurale, ha più funzione l'avvocato, ha più funzione il difensore tecnico, ma siccome la competenza tecnica nei bonus fiscali deriva in maniera importante da contenuti di natura giuridica, anche qui un lavoro di squadra... Un po' più alleggerito tra il tecnico e l'assistente legale potrebbe esserci. Nel nostro percorso formativo andiamo a spiegare non soltanto le competenze specifiche per le quali consiglierei di più a, a tutti i nostri telespettatori di fare il percorso da rendicontatore progetti finanziati. Sì. Una volta fatto il percorso da rendicontatore progetti finanziati fare il percorso da esperto in contenzioso tributario oppure viceversa. Parte il corso da esperto in ehm, contenzione tributaria, mi faccio quello, ma immediatamente dopo lo integro con quello del rendicontatore. Sono due corsi totalmente complementari tra loro. Bene, quindi. Siamo arrivati alla fine sì. anche di questa settantunesima puntata. Il refresh dei corsi l'ha appena fatto il dottor Giordano. È perfetto. Quindi appunto vi ricordo anch'io il rendicontatore esperto in progetti finanziati per il recupero del patrimonio edilizio e poi ovviamente l'esperto nel contenzioso. E bene, quindi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Mi raccomando, rimanete con noi perché tra poco ci sarà l'anteprima della prossima puntata. Alla prossima. Alla prossima. parleremo di affitti brevi, come non sbagliare il business plan. Ci vediamo lunedì a Ci vediamo lunedì!